Nella lezione precedente abbiamo introdotto i cicli for, while e do while, vedendone le caratteristiche e le piccole differenze di utilizzo. In questa breve lezione complementare torneremo su di essi analizzandoli nella loro forma a stato infinito. Buona visione! Come detto nella lezione precedente, un ciclo a stato finito è un ciclo nel quale viene dichiarato esplicitamente il numero di iterazioni che il ciclo dovrà compiere prima di uscire. In un ciclo a stato infinito, invece, non viene definita alcuna regola riguardo al numero di iterazioni da eseguire, estendendo quindi, almeno teoricamente, la durata del ciclo all'infinito, o almeno fin tanto che il programma è in esecuzione, ovviamente. Ribadita la differenza tra cicli a stato finito e cicli a stato infinito, guardiamo subito lo script che ho preparato. Allora, intanto noterete subito la presenza di queste strane forme uguale pod uguale cat. Uguale pod uguale cat sono le direttive di commento multilinea. Uguale pod è l'inizio e uguale cat è la fine. E praticamente è come commentare una per una tutte le linee utilizzando l'operatore di commento cancelletto. Solamente che in questo modo, sì, ok, non sono tanto belli a vedersi, però comunque sia sono funzionali, quindi torna molto molto comodo a volte. Comunque, chiudiamo questa breve parentesi e guardiamo subito il primo esempio dove ho utilizzato il ciclo for. Quando vedete questa forma, ovvero for aperte parentesi e al suo interno due punti e virgola, praticamente questo è un ciclo for a stato infinito, in quanto all'interno delle sue parentesi, dove dovrebbe essere istanziate variabili, condizioni, eccetera, eccetera, non è inserito nulla. Quindi, quando vedete questa forma qua, il ciclo si estende all'infinito. Infatti, guardiamo subito l'esempio, decommentando prima l'esempio, ok, mi chiede input, posso inserire ciao 1, 2, 3, quello che voglio e così all'infinito fino a fine dell'esecuzione del programma. Per uscire da questa brutta situazione potete utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl-C e uscirete senza alcun problema. Guardiamo l'esempio 2. L'esempio 2 ho utilizzato sempre il ciclo for, solo che in una forma leggermente diversa, in quanto al suo interno ho istanziato la variabile y a cui ho assegnato il valore 0 e poi ne ho definita la condizione di iterazione, che sarebbe fin tanto che y è uguale a 0. Fin tanto che y è uguale a 0, mi stampa input, poi inserisce dentro la variabile x il mio input da tastiera e poi stampa x. Anche questo è un ciclo a stato infinito, poiché y, non venendo mai incrementato, resta sempre uguale a 0 e quindi il ciclo si estende all'infinito. Guardiamo subito l'esempio in esecuzione. Mi chiede l'input, di nuovo, ciao, 1, 2, 3 e via discorrendo fin tanto che lo script è in esecuzione. Nell'esempio 3 ho utilizzato invece il ciclo while sfruttando le regole di logica booleana del Perl. Se non vi è chiaro bene questo costrutto, vi consiglio vivamente di andarvi a rivedere le lezioni precedenti in cui spiego approfonditamente, gli operatori booleani e la logica booleana del Perl. Ad ogni modo, il ciclo, va letto quindi in questo modo. Fin tanto che la condizione è true, esegui le istruzioni tra parentesi, che sono le stesse dei cicli proposti in precedenza. Guardiamo subito l'esempio in esecuzione. Anche qua mi chiede input, si può inserire quello che vogliamo all'infinito e il ciclo viene ripetuto fin tanto che lo script è attivo. Nell'esempio 4 ho utilizzato un piccolo magheggio sempre in campo booleani. Ho negato lo 0 è equivalente a false, quindi negando il false si ottiene il true e quindi va letto in questo modo, che fin tanto che è true, esegui le istruzioni tra parentesi. È la stessa cosa che vi ho proposto nell'esempio 3, solamente che in forma diversa. Guardiamolo subito in azione. Anche qua, solita storia, input all'infinito, fin tanto che non usciamo forzatamente dallo script.
Quinto ed ultimo esempio, ho utilizzato nuovamente il ciclo while ma in forma diversa. Ha la condizione di iterazione fin tanto che la variabile x while è uguale a 0, la variabile x while l'ho dichiarata all'inizio dello script, fin tanto che x while è uguale a 0, quindi ripeti le istruzioni tra parentesi. X while non venendo mai incrementato sarà sempre uguale a 0 e quindi anche qua il ciclo si estenderà all'infinito. Guardiamo subito. Di nuovo input all'infinito fin tanto che non usciamo forzatamente. Ovviamente non sono tutti i cicli a forma infinita che potrete trovare in giro, sicuramente ce ne saranno degli altri. Io vi ho proposto solamente quelli ad uso più comune. Comunque, dopo avervi annoiato, suppongo anche abbastanza sull'argomento, vi domanderete: ma perché fare un ciclo a stato infinito, poiché incontrollabile? Non è esattamente incontrollabile e i cicli a stato infinito sono più comuni di quanto possiate credere. Prendiamo ad esempio lo script che ho proposto nell'esempio, che non è molto diverso dal codice che potreste trovare sul vostro smartphone che vi chiede di inserire il PIN. Lo script cosa fa? Allora, ho creato la variabile vero nome a cui ho inserito al suo interno la stringa Gianni. Poi ho utilizzato un ciclo a stato infinito, ovvero while, fin tanto che è true, vi chiede il vostro vero nome, inserisce l'input da tastiera dentro la variabile nome, utilizzo l'operatore chomp per eliminare il carattere new line che viene inserito automaticamente insieme al vostro input da tastiera, dopodiché faccio la comparazione tra il nome che abbiamo inserito da tastiera e il vero nome che ho inserito all'interno della variabile all'inizio dello script. Se combaciano, allora stampa in output ha inserito il tuo vero nome e poi lest. Lest è una keyword particolare e serve a interrompere il ciclo in esecuzione e a proseguire l'esecuzione del programma. Altrimenti stampa in output, non fare il furbo. Vediamo subito come funziona questo script. Ci chiede il nostro vero nome, supponiamo che siamo un po' dei furfanti e inseriamo Mario. Ovviamente ci dice non fare il furbo, poiché Mario non è uguale a Gianni. Allora mettiamo nulla, inseriamo semplicemente invio. Ancora ci dice non fare il furbo. Inseriamo Gianni con la G minuscola. Anche qua ci dice non fare il furbo in quanto Gianni con la G minuscola non è uguale a Gianni con la G maiuscola e quindi il risultato della comparazione è false. Ma adesso decidiamo di fare le persone corrette, inseriamo davvero il nostro vero nome. Inseriamo Gianni, come vedete. Restituisce in output, hai inserito il tuo vero nome ed esce dal ciclo. Poi termina il programma, poiché non ho inserito altro all'interno dello script, quindi si conclude. Spero che di aver fatto chiarezza su cicli a stato finito, cicli a stato infinito e sul loro utilizzo e ci vediamo alla prossima.